Questo, grazie a questo glitch riceverete 10.000 V-Bucks. Proviamolo. Raga, abbiamo scoperto dove comprare le skin a metà prezzo. Se questo video arriva a 25.000 like, noi col glitch che abbiamo scoperto ci compriamo 1.000.000 di V-Bucks e li regaliamo a Gogo. Dei life hacks su TikTok ha raggiunto i 20.000 like. Signori, raggiungiamo i 20.000 like e 939 per un prossimo episodio. E ciao a tutti ragazzoli, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi raga andremo a vedere tutti i segreti di Fortnite, i life hack che sarebbero i trucchi di Fortnite più presenti e più virali su TikTok, per avere skin gratis, cose gratis, FIFA gratis, per aiutarci a migliorare le partite, per vincere tutte le partite. Prima di iniziare però vi ricordo, codice CIMET nel negozio oggetti raga, e inviatemi lo screen su Instagram così che posso giocare con voi e posso anche ringraziarvi. CMAD nel negozio oggetti, e inviatemi lo screen su crazy-bassomed su Instagram. Detto questo, like, iscrizione e campanella, perché signore e signori si vola per i 500k e farò il bungee jumping ai 500.000, ovvero mi butterò da un ponte di 150 metri. Buona visione! Ma chi era meglio di lui se non lui, ovvero lui Technic? No, ma devi aspettare che io ti annunci prima, okay, okay, rifacciamo. Lui, ovvero lui Technic, Vale. Buongiorno, sei troppo Technic. Sei pronto a reagire a tutti i life hacks, Vale? Io sono sì, super sono carico. Andiamo. Allora, il primo è questo. Stai vedendo? Sì, sto vedendo. Ovviamente, raga, non riprovateli a casa, perché molti sono virus. Ok? Noi li proviamo e vediamo se sono virus. Voi non riprovateli, perché non vorrei farvi esplodere il PC, mi raccomando. Ecco appunto. Guardateli semplicemente da noi. Allora, andiamo col primo. Ho rotto la tastiera. Andiamo col primo. Questo qua che dice che ci dà VIP. Ok, V-Bucks. Cosa fa? Ci fa vedere che comunque l'armadietto va nella skin. Run Fortnite account. Va su eBay, insomma, per comprare. Ah, su eBay, dove scammano tutti praticamente, dove truffano account a GoGo. Ok, vabbè, quindi che fa? Compra sto account. Vabbè, guarda caso si ritrova l'account della season 1 magari. Se vabbè, certo. E noi ci crediamo. Yes, grande bro, ci crediamo. Vabbè, questo è tantissimo. Tu che ne pensi? Ti fidi? Ma no, è ovvio che non mi fido. Come puoi comprare una cosa su eBay a un euro? Vabbè, andiamo avanti. Allora, lo stai vedendo questo? Ok? Sì, lo sto vedendo. Come editare da Dio like in Fortnite. Vabbè, insomma, come editare Fortnite su Fortnite. Vediamo. Ok. Ma c'ha le macro, c'ha. Ma è macro, no? Ma non penso siano macro, Non sono macro. Aspetta, impostazioni. Ok. Va giù. Ah, dove si modifica? Building. E mette si rimette un pulsante per appunto l'edit. No, vabbè. Mette FG. Ho capito com'è. Andiamola subito a provare in game, andiamo. Ah, Vale, guarda cosa fa qua, guarda. Inoltre, vediamo, cosa va qua e mette, ecco, edit a rilascio. Nel senso che modifica senza, cioè rilascia il tasto. Sì, te lo giuro, vedi? Vedi, lui non preme il tasto per non conferma. Davvero? Sì, andiamolo subito a provare, ma non solo questo. Vi dico anche un'altra cosa che ho scoperto. Ok, Vale, allora, guarda un attimo. Intanto ti dico questo, ok? Guarda, se io modifico, guarda, in un secondo io posso fare bam, vedi? Ma vedi come modifica, cioè ripristino velocemente, guarda, bam. Ma e raga, questo è un trick che vi insegno a tutti voi. Basta andare in impostazioni, scendere qua, Vale, tu stai guardando, e mettere modifica costruzione e rotella giù del mouse. Proprio lo premete e buttate la rotella del mouse, per chi ha il mouse, giù, bam. Stessa cosa fate con la modifica costruzione. Quindi quando voi siete qua, basta che mettete la rotella un attimo, sbam. Cioè, avete capito, raga? Guardate, per ripristinare muovo la rotella così. Ma sei velocissimo, credo. Ed è super super veloce. Un'altra cosa che vi volevo dire, è quella che ha fatto vedere anche lui nel video, è edit a rilascio. Questa è una cosa super epica. Ah, ok, Vale, era praticamente nel secondo. Confermo modifica a rilascio, metto sì, guarda qua. E adesso, quando io modifico, premo il tasto e direttamente non ha bisogno che io lo confermi. Quindi è una cosa velocissima. Cioè, se voi volete editare, è molto più veloce, perché non dovete poi confermare, premere per esempio G, tasto e riconfermare. No, direttamente qua. Ma è velocissimo. Spam. Hai capito? E quindi tu fai. No, cosa abbiamo scoperto? Molto easy.
ragazzuoli, prossimo life hacks. Fatemi sapere se voi lo sapevate con hashtag io lo sapevo, hashtag io la sapevo, la cosa della costruzione random. Ok, Vale, guarda questo qua. Questo ci spiega come avere, oh, copyright, uno scar leggendario infinito. Però mi sa che vale fare la vecchia mappa, perché c'è scritto grotta. Andare dai, in grotta, crazy. Come fai ad avere uno scar? Aspetta, forse serve un boss qualsiasi, perché qua dice di killare Brutus. Ok, ok. Killa Brutus, cioè killava, quindi... perché ora non si può più prendere la sua chiave. Forse si può fare con gli altri boss, eh? Ok, la con minigun, tutti i boss. Vediamo. Chiave. Ah, e prendi Levi Hair, che sarebbe quello là pesante, là. Quello... Ah, la cappa epica, ti ricordi? Non esiste più. Ok, dopo che prende sta cappa, magari ritorna. Ma è una cappa, non è uno scaro, scusa. E cosa fa? Lo upgrada. Con 60 di mazza. No, non lo sapevo. Questo AK può essere upgradato. Può essere switchato. Solo con 60 di mazza, Vale. No, è vero, ma è un genio, fra. E diventa uno scar, perché se lo dobbiamo fare con l'R è normale, costa, cioè, fa, cioè costa tantissimo in materiali. Ma ha ragione. Andiamo avanti, Vale, guarda, cosa? Stanno ritornando in otto questo. Ma uno devi... Ma la spoiler. No, copyright. Ma fra? Cosa? Ma come no, è possibile? Oddio, oddio, ferro infinito. Ma no, ferro infinito. Raga, no, 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 ma l'avete provata voi sta cosa? Funziona? Ma sai cosa significa in arena ferro infinito? Raga, fatemi sapere se voi, cioè, lo sapete, vi lascio la mappa, ho visto che c'è la mappa. Questo non lo proviamo. Vediamo. Vediamo, ah, ecco qua, è qua la mappa, raga. Fatemi sapere se voi sapevate sto no. glitch. Forse era la vecchia mappa, non lo so. È qua, raga. Se l'avete fatto, comunque scriveteci sì, nei commenti, perché siamo curiosi se funzionava davvero. Boh, andiamo avanti. Allora, eccolo qua, vabbè, ragazzoni. V-Bucks infiniti. Ah, questo sito. Eccolo lì, lui ricarica. Raga, non provateli, perché sono virus certe volte. 50.000 V-Bucks. Ecco lì. E noi, ragazzuoli, lo proviamo. Vi ricordo però di non provarlo a casa. Oh, ma, allora. Ma vuoi virus, Chris? Raga, un milione di V-Bucks. No, V-Bucks infiniti. Però sarà fake, vabbè. Vabbè, ma questi sono dettagli. E nel codice ci mette il mio nome. Ecco qua. Che dovete vedere. Usare nel negozio. Ovvio ci mette. E attenzione, sta generando i miei V-Bucks. Sì, raga, sì, vi ricordo che sono fake, sta cosa è sicuro. Spero che stia accettando. Noi ve lo stiamo dimostrando comunque, quindi voi non fatelo. Non fatelo perché stiamo provando noi. Oh, che poi creare un sito del genere non ci vuole niente. Davvero, però cioè, guarda che è credibile da una parte. È credibile, sì, sì, perché guarda, vedi tipo, che va avanti. Bravo, no? Bravo, bravo. Ci sono bravo. Le scritte. Attenzione, raga. Attenzione. 85-86. Vediamo se riceverò un milione di V-Bucks. Vediamo. 100%. Virus, vediamo. Ecco, qua ora arrivo. Ecco, verifica. Ecco, lo raga. Sapevo. Quando cliccate verifica, ecco, qua vi dice il tuo mobile phone, numero di telefono. O vi chiede il numero di telefono, o vi fa scaricare un programma. E se vi chiede il numero di telefono, vi prende i soldi dalla sim. Se vi fa scaricare un programma, dite addio al vostro computer. Esatto. Eccolo. Ok, niente, a posto. Anche questo fake. Vale, ne abbiamo un altro TV Box. Ma come ne abbiamo un altro? Abbiamo questo qua è, raga, non provateli. Questo qua, vediamo. Ci dà. Cosa ma ci fanno dà? A gara chi è più fake. Ci non dà V-Bucks. So. V-Bucks infiniti. 10.000 V-Bucks, regà. Ma questo, grazie a questo glitch, riceverete 10.000 V-Bucks. Proviamolo. Sicuramente, raga, sicuro. Ma raga, funzionerà. Sicuro sarà fake. Ma no, sicuro, ma ovviamente. Ecco, ecco. Our V-Bucks funziona solo nel nostro, cioè nel cellulare, perché giustamente vogliono fregarvi i soldi in modo indiretto. Cioè, ma io l'ha fatto, l'hanno fatto pure, vedi, male questo sito. Vedi, SMS con sé. Cioè, qua, bro, ti fregano praticamente i V-Bucks. Guarda, tu vai qua. Ah, sai cosa è successo? Io, Crisi, sai che una volta da piccolo ci ho provato. Sai cosa è successo? Cosa? Praticamente sono andato avanti e mi hanno preso il numero e hanno fatto tipo una sorta di abbonamento. Non sì, 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 ti fanno gli abbonamenti e ti fregano i soldi. No, ti fregano i soldi. Davvero sì. Assurdi. Andiamo avanti sperando di trovare qualcosa di realmente figo. Attenzione, ragazzuoli, you can now eat honey pots. Tu puoi ora mangiare il miele. Di miele. Cosa? No. Sta mangiando il miele, raga. Ma voi l'avete mai fatto? Rivediamolo. Aspetta, ma è la vecchia agenzia? Sì, mi sa che è la vecchia agenzia. Sì. Sì, 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 è la vecchia agenzia. Fatemi sapere se voi avete mangiato i barattoli di miele, raga. Oh mio Dio, Vale. Andiamo avanti, ragazzuoli, subito dopo. Ok, adesso che siete su Discord, guarda qua, come comprare. Non lo so cosa c'è scritto. Vabbè, circa metà però... prezzo. Ah, ok, le a skin metà met... prezzo. No, aspetta. Le skin a metà prezzo si registrano in Brasile. What? No, fra, non ok. Dirmi che...
Epicardim. Vabbè, e quindi... No, fra, se funziona, 31 ok. 31 BRL. Vabbè, la valuta che c'è lì in Brasile. Andiamo a cercare quanto corrisponde 31 BRL. Dovrebbe essere 10 euro, raga. In teoria vediamo dovrebbe essere 10 euro. In teoria 10 euro. Vi immaginate che col Brasile si comprano 31 BRL? C'era scritto. Oddio, fra. No, bro, non dire. Clicca 3. Raga! Abbiamo scoperto dove comprare le skin a metà prezzo. Le skin a metà prezzo. 5 euro e 12 centesimi. No, ti prego, dimmi che non è vero. Vale. No, ma fra. Ma è vera sta cosa? Fra, ma ti rendi conto? Raga, in Brasile 31 BRL sono 5 euro. E ci compri 10.000 V-Bucks. Compri tutto a metà, no, prezzo praticamente. V-Bucks. Oddio, vale. Fra, ma metà prezzo vuol dire che tu hai praticamente il doppio. No, ma è fattibile sta cosa o è uno scherzo? Vediamo. Ma non penso che ci sia un'ispezione a pagina lì. A meno che non abbia usato Photoshop. Non penso. Vedi? Ah, oddio. Anche lui lo dice. Anche lui lo dice che è 31 Brasil. Se questo video arriva a 25.000 like, noi col glitch che abbiamo scoperto, ovvero quello di comprare le skin e i V-Bucks a metà prezzo, ci compriamo 1 milione di V-Bucks e li regaliamo a GoGo. Conto su di voi. Condividete questo video a tutti perché deve esplodere. Detto questo, ragazzuoli, io ringrazio tantissimo Vale per avermi aiutato a fare questo video, per avermi trovato questi leaks. E vabbè, insomma, anche io li ho trovati, Vale, dobbiamo ammetterlo, Vale. Vabbè, dai. Metà l'uno. Noi ci vediamo al prossimo video. Dal matto è tutto. Yeah, poi se mamma mia che mattaggine. Detto questo, Vale, andiamo a shoppare a metà prezzo. Ok, bella. Bella.